Siamo qui oggi pomeriggio all'ultimo meeting, l'ultimo fine settimana qui dal Pala Indoor di Ancona, dove troveremo ben 7 serie di questa gara. Ci saranno poi gli uomini. Questo ultimo weekend di gare qui al Pala Indoor, prima di tutti i campionati italiani che si svolgeranno qui ad Ancona. Questo pomeriggio avremo gli 800 femminili, come stiamo già vedendo, gli 800 maschili. Diamo anche lettura delle partecipanti al salto in alto donne. Per la Campidoglio troviamo Pedone Carla, per la Libertas Orvieto Manca Caterina, per l'Atletica Avis Macerata Tomassini Federica, per l'Ax Italia la SD Duilia, Roa Genovese Lucrezia, per l'AS Ascoli Piceno Giannelli Laura, per l'Atletica Siena Bari Linda, per i Carabinieri Pieroni Idea. Quindi si migliora di molto anche il suo personale. L'asticella del salto in alto a 1,63. E abbiamo visto il salto del Pieroni, 1,63. Troveremo questi protagonisti ai campionati italiani sempre qui ad Ancona. Devo ancora chiedere a tutti di rispettare le regole. Purtroppo gran parte del pubblico non indossa in modo corretto la mascherina e verrà allontanato.
non indossano la mascherina. Grazie. Purtroppo un gran bel applauso a questi giovanissimi atleti. Facciamo un applauso a Masi al terzo tentativo, 1,70. Ed è buono il salto per Idea Pieroni, 1,73. E vediamo entrambi classe 2006. E abbiamo visto il secondo errore per la Giannelli a Sascoli Piceno, la sticella 1,75. Purtroppo ancora un errore per lei, facciamo un grande applauso. E buono il salto della Morara, 1,79 nel suo secondo tentativo. E facciamo un bel applauso alla Giannelli, esce a 1,79.